Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale Mr. Sims for Life, benvenuti in un nuovo video. Come avrete letto il titolo, questa è la parte 8, se non sbaglio, sì, la parte 8 del Let's Play di Sims 4. Sì, iniziamo subito, la nostra Sim sta mangiando ed è anche un po' tesa. Speriamo che oggi partorisca. Ripulisci, ripulisci. Bene, lui. Che è tutto nella norma. Manca tipo due libri per esaudire il suo, diciamo, desiderio vitalizio. C'è il livello 1. Lei invece già ha cucinato 5 pasti eccellenti. Deve preparare 5 porzioni multiple di formaggio grigliato. Bene. Che fai? Leggi il suo libro? Vedi. Di leggere qui. Magari tu intanto ti cambi un attimo. Anche di quotidiani. Madonna mia, com'è grassona. Ma sei sicura che... Is it easy? Oh. Familiare, no. Altre scelte, socializza, chatta con Nancy Landcarp. Manca poco, yeah, per finire questo bellissimo. No. Ultimo libro, questo qui lo vendiamo. Questo qui pure, e leggiamo questo. Ah no, questi sono solo i livelli, diciamo, per acquistare un'abilità. Ordina questi libri. Saggi, Un libro un po' più carino. Imploro dei cambiamenti. Oddio, costa anche parecchio. Questo vendiamo. cosa? Esercizi nella programmazione, ma di cosa? A disagio, no? Perché? Oddio, poverina. Stai facendo sotto, hai ragione, mentre esce lui. Ok. Vai tu. Poi che devi fare?
gasolina. E che fai, leggi in piedi? Scusami, sei arrivato a metà, adesso finisci di leggere. Sì, 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 sì. Allora, la prima parte è stata completata. Allora, adesso deve leggere per completare questa seconda parte. Innanzitutto volevo vedere prima quella pozione. 1500, mannaggia. Vincere 5 partite a scacchi. E finisci di leggere 5 libri. Quindi ordina questa libri. Saggi. Stai facendo tu un pisolino? Questo libro qui, se sentite questo rumore, è un'automobile. Bene, Tisce inizia, ah no, quindi si deve svegliare, poverina. Mi dispiace raccontare una barzelletta. Racconto una barzelletta sui politici. E che stai facendo? Non puoi dormire. Barzelletta. Vediamo invece, allora ne sono un po' di più. Hai sonno? Allora bevi un caffè. Stanchezza, vicino. Lavora sodo. Non è possibile, poverina, che lavora così tardi, ritorna così tardi da lavoro. Non so che fare, sinceramente. Oh, oddio. Viaggio.
Andiamo ad Oasis Spring. Da una parte dove si fa il parco, punto. Madonna mia, io tengo un mal di schiena che se mi vedete un po' così che non sono molto, sono un bello pimpante, non è che mi sento molto bene. Oh, appena preso un esemplare. Cosa? Vendi. Non ce ne facciamo di niente. Sì, livello superiore. Paolo ha raggiunto il livello 3 nella vita di pesca. Manca socializzare, poverino. Poi prendo e vendo. Andare a casa. Adesso andiamo a dormire, non ti preoccupare. Ma che ore sono nella realtà? Bene, sono le 20 e 11, è abbastanza presto. Forza, forza, forza. Mamma mia, una giornata di lavoro costava quel pesce. Ecco, aspetta. Un attimo. Oh, le bollette. Ecco, finalmente. Allora, intanto vendo tutta questa roba, questo pesce che costa addirittura 129 simoleon. Bene, sono arrivate le bollette. Prendi la posta. Madonna mia, quanto costano queste bollette. Vedere come sono fatte. Notate che sta qua a terra, sono le rose ancora devono essere piantate. Paolo ha raccolto tutta la posta alla casetta, dalla casetta. Paga le bollette. Pay the bills. Però una libreria la possiamo comprare però, eh. Un'è
economica però carina, ecco questa ad esempio, questa da me, benissimo, perfettissimo. Usare lo sappiamo usare. Vediamo, apri. Ok, è pieno di libri, porca miseria. Dove sei? Dormi. Oh mamma mia! Insopportabile.